Onorevole Nanni, partiamo da una problematica, possiamo dire infinita, quella di Piazza San Silvestro. Vogliamo fare il punto della situazione per i nostri telespettatori? Beh, insomma, lei ha centrato già l'aggettivo infinita, perché è un cantiere che parte più di un anno fa, che prevedeva appunto la riqualificazione dell'area e la sua pedonalizzazione. Sulla pedonalizzazione totale, insomma, qualche riserva ce l'avevamo e l'avevamo già espressa, non peraltro perché intorno non c'erano tutte quante le possibilità di mobilità che i cittadini debbono avere. Però detto questo, insomma, si fa un progetto, si porta avanti, se ne assume la responsabilità chi decide e chi governa oggi la nostra città. Purtroppo è diventato un cantiere infinito, perché sono stati fatti degli errori, sono state fatte delle modifiche in corso d'opera, sono stati cambiati i responsabili di questo progetto, e quindi ci ritroviamo a più di un anno di distanza con questa piazza inutilizzata per i cittadini, con grossi problemi di mobilità. E la cosa che io mi chiedo e che chiederò alla Corte dei Conti, quanto ci è costata, perché montare e smontare, fare e disfare, ovviamente ha un costo molto superiore a quello che avrebbe, diciamo, fare un progetto che viene deciso. E secondo me questo è un po' lo specchio di questa amministrazione, quindi ad oggi non c'è certezza sulla conclusione dei lavori. Noi continuiamo a sostenere, insomma, che debbano essere chiusi il prima possibile, e poi verificheremo quello che dicevo prima rispetto ai costi. Noi abbiamo ascoltato i cittadini della zona, esasperata perché ormai si va avanti, come ha detto lei, traffico in tilt. Ci può dire quali saranno le iniziative che lei e magari il suo gruppo porterà affinché questa problematica si risolva al più presto? Guardi, noi stiamo facendo delle sollecitazioni, ovviamente abbiamo un grosso rispetto per chi lavora lì, insomma, io ho fatto diversi sopralluoghi, insomma, ho visto degli operai lavorare, ovviamente non dipende da loro. Il problema, ripeto, è stato quello di cambiare in corso d'opera diverse volte il progetto e smontare quello che era stato fatto. L'altro giorno l'architetto Portoghesi ha detto che c'erano delle cose che non erano state fatte a mestiere e che quindi sono dovute essere cambiate. Ecco, questo la dice lunga su, diciamo, su tutta questa vicenda. Mi vorrei collegare ad altre problematiche, proprio perché lei diceva, insomma, stiamo vivendo un momento di crisi e quindi la gente che magari non arriva nemmeno a fine mese vuole sapere questi soldi che magari si chiede, lo Stato chiede ai contribuenti. E vediamo che c'è Piazza San Silvestro, ma mi voglio collegare anche al lungo restauro che si doveva fare, non si doveva fare, adesso è intervenuta anche la Corte dei Conti. Secondo lei di chi è la colpa, e se c'è, possiamo dare colpa a qualcuno, come possiamo cercare di risolverla? Guardi, è molto semplice, chi governa oggi la città ha fatto questa scelta, ha presentato questo progetto, il sindaco ha detto che era un progetto straordinario, andando avanti si è reso conto, e noi l'avevamo subito sottolineato, che non era un progetto, diciamo, che riqualificava. Cioè, quando si interviene su Roma, io su questo sono un po', diciamo, rigoroso, quando si interviene su Roma, con tutto il rispetto per tutte le altre città, si interviene su un museo a cielo aperto, ogni cosa che va fatta con grossa attenzione. Noi, più che rivolgerci all'assessore competente, al quale abbiamo lanciato diverse istanze e alle quali ci viene risposto tranquilli, adesso si apre, tranquilli, sì, ma tranquilli è passato innanzitutto più di un anno, e quindi tutti i disservizi e disagi che hanno subito cittadini, commercianti, turisti, quelli non li toglie nessuno, non glieli toglie. E tra l'altro, rispetto ai costi, noi vorremmo sapere quanto alla fine ci è costata la riqualificazione di questa piazza. Possiamo dire che non è un periodo bellissimo per il sindaco Alemanno. Piazza San Silvestro, il Colosseo, prima di Natale l'albero futuristico, e la statua di Wojtyla, la stazione Termine, tutti interventi che si sono fatti, però poi si sono rivelati inutili, e quindi altre spese a spese già stanziate. Guardi, lei giustamente si ricollega anche a quello che dicevamo prima, ci aggiungo anche Piazza Cavour, perché anche Piazza Cavour è un'altra, diciamo, io l'ho definita da qui all'eternità,
diciamo, se dovessi dare un titolo anche a Piazza Cavour, perché poi questo mette sotto scacco interi quadranti della città, perché sono snodi cruciali, Piazza San Silvestro, Piazza Cavour. Lei ricordava anche l'apposizione dell'albero di Natale, che era una cosa, diciamo, inadatta, inopportuna, fuori luogo. Se poi ci si nasconde solo sotto il fatto che è un albero ecologico, si può fare la stessa scelta scegliendo un albero ecologico che non abbia quell'impatto e quella bruttura che invece aveva quell'albero. E poi aggiungiamo anche il Colosseo, nel quale è stata fatta un affidamento che la Corte dei Conti, prima ancora che l'opposizione, dice che non ha seguito le norme e quindi i criteri che dovevano essere seguiti. Cioè, questo la dice lunga su un modo di amministrare la città e su, diciamo, rispetto al sindaco, chi lo circonda, che sicuramente non sono all'altezza per governare questa città. Non si può pensare di fare dei progetti per delle piazze e poi rendersi conto che sono progetti sbagliati, solo perché non si può pensare che si fanno le cose tanto per farle e per far vedere che si tagliano i nastri. Bisogna farle per bene, perché, ripeto, questa è una città che è un museo a cielo aperto, e perché poi queste cose rimarranno negli anni, per chi ci vive, per chi ci viene, e quindi non si può modificare in negativo, spendendo tra l'altro grandi risorse, l'assetto di questa città. Chiudiamo in bellezza. Lei risulta tra i quattro più presenti al Consiglio Comunale. Questo, come già lei ha detto e ha sottolineato, perché lei è innamorato di questa città. Questo vuol dire che gli altri non sono innamorati di questa città? Sono 5 anni e mezzo che faccio il consigliere comunale e non sono mai mancato una seduta. Credo che nel momento in cui si sceglie di fare questo, cioè in qualche modo rappresentare migliaia di cittadini, milioni poi alla fine, perché poi quando si fa l'amministratore di tutti, bisogna pensare solo a quello, dalla mattina alla sera e a volte anche di notte. Mi piace, sono orgoglioso di rappresentare questa città, non mi pesa assolutamente, quindi francamente per me è normale, non è assolutamente, diciamo, una novità, e continuerò a farlo così. Ripeto, l'amministratore deve far questo, deve essere la punta dell'iceberg di pezzi della città, di territori, di associazioni, di singoli cittadini, e io penso di far questo, insomma, tutti i giorni.